Grazie per il beta. Ma orco! Non è vero, no, ragazzi. Dopo che ZW Jackson ha provato personalmente, no, si rompe e tira un'altra persona. La challenge dei 100 team. Già ho capito, zio. Già ho capito che si rompe. Inizia ufficialmente la 100 tiri challenge. Girone. È carino dare della cavallona a una ragazza. È una stalla. Come cazzo si deve, la devo chiamare? Cioè, se la potrò chiamare cavallona. Dine, mezzo, grazie del sacriftato. Ugo, bentornati. Benvenuti, boys. Thank you. Ricordo che abbiamo un gol. For domani. Non so se raggiungeremo, nel caso. Mi voglio far fare il mullet dal maestro. Visto che domani abbiamo una maratona, non mancate, signori. Saremo in live per un bel po' di tempo. Ci sarà anche la possibilità di estenderla per altre 6 ore. Quindi è sdrongo. E B, cosa consiste? ZW Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori. Lo so intellettuali record tabù. Porca madonna, la seconda prima di te. Come partecipante del 100 tiri challenge, girone B. Genio e sregolatezza. Questo sarebbe il... Se fosse stato un porcile, c'era tua madre, la chiamavo porca perché spendeva i soldi che fa sulla salaria a battere come una puttana per farsi la sabba sto canale. La Flame, grazie per le 5 giftate. Cir, bentornato. Titolo Pardo, di questo video. Piccinini, ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Grazie Flame, grazie per le 5. Non so le prime, me te ricordo a te una volta. Ragazzi, per me... Ragazzi, ma Felipe Sodigna sembra Matteo Salvini. Ma che è? È un onore incredibile. Ma che gli è successo? Benvenuto. Piacere mio. È incredibile averti qui. Il maestro dopo torna, sta un attimo a cucinare. Dopo torna, sto video insieme da soli e poi torna il maestro. Stasera famo tutte cose. Calcetto. Il numero uno. Il futsal è forte, Sodigna. Dovrebbe essere forte. Sì, no, sicuramente. C'è un ricordo. Io poi mi alleno sul sintetico e come ho avuto tanti problemi alle ginocchia, è durissimo. Ma Yokama, che Veneto. Benvenuto. Allora, io so che comunque adesso ti stai un pochino interfacciando con al ZW. Io non te so, poi io te odio, zio Pori, io te odio. Oh, fammi vedere l'entrata del vero re, l'entrata del Goat. Conosciamo, poi tu non so se conosci lui, però. Signori, signori, come sempre Manuxo ce l'ha insegnato, signori. Benvenuto. Allora, Ragnar, questo pisello che fa provincia ogni volta. Sempre qua giocatori sempre più forti, talenti, sempre, qua, sempre non basta mai. Incredibile. È insaziabile ZW quest'anno. Il pubblico è insaziabile questo 2024. Qui sono i top. È il secondo brasiliano, tra l'altro. Il primo era Sergio Cruz Pereira. Non so se è presente, sì, anche lui, un altro che è diventato. Bravo Ragnar. Un saluto a Sergio. Ciao, portiamo in alto il Brasile, allora. Ah, perché è brasiliano. Per perdere altro tempo, andiamo in cabina di regia, te lo lascio posso qua. Posso sapere quanti... un pronostico? No, fatti i cazzi tuoi, babbo di minchia. Dai, fammi vedere come tira Sodigna. Chi ci abbiamo in cabina di regia? Ok, Mike Sciosha, poi c'è sta l'editor, va bene? Poi c'è sta... porca puttana, non te lo so dire. È un miscuglio tra Paolo Cannone, il naso di Mario Sturniolo e l'altezza di Zano. E qui invece c'è un NPC base del giocatore che si crea nel pro club normale. Ci stanno tutti praticamente. Qua abbiamo il nostro Guarnacione. Oddio, è vero, Milik a sinistra. Un miscuglio tra Milik e Bardi. Quello a sinistra. Per caricare Felipe, i suoi due. No, sì, si chiama Sodigna perché gli andavate a chiamarsi Sodigna. Luca da Brescia, piacere. E voi ragazzi, come conoscete Felipe? Ma se mi fai vedere i tiri di Felipe Sodigna, che se sta a riscaldare pure la poraccio perché vuole tirare. Dai, tira fuori le tenebre. Sì, le tenebre arrivano per tutti, Ragnar. Vabbè, stop, perché io non posso più vomitare. Cioè, vomito ma senza telecamera. Ma che fa? Vomitato stamattina anche, oh. Tira fuori, Rag, che dobbiamo fare. Ha vomitato stamattina. Quindi non è al meglio, Non è al meglio. Sinistro. Ma ragazzi, ma aspetta. Ma ho skippato una marea di tiri. Felipe, quando vuoi. Quando vuoi. Possiamo dare il via alla 100 tiri di Felipe Sodigna. Genio e sregolatezza. Subito da fermo, Molto sbilanciato. Parte Felipe. Bravo, ragazzi. Pararagno. Pararagno che ha detto che ha vomitato stanotte. Sì. No, ho vomitato stamattina anche, Tira fuori, Rag, che dobbiamo fare... Sì, le tenebre arrivano per tutti, Ragnar. Vabbè, stop, perché io non posso... Devi vomitare, cioè, ma senza la telecamera, l'ho capito. Sì, al di là del vomito, parte! Felipe! Rag. Vabbè, Ragni oggi è un fenomeno. Col sinistro, è tutto storto, tira. Qua c'era, genio, sregolatezza, potenza e precisione. E molta sfiga, anche. È qua!
Frate, è sempre difficile quando, quando te mettono un tramezzino al prosciutto a sinistra e quindi te ce devi lanciare. Calcio qua. Anche in questo caso, frate, la colla U stick sotto le gambe, scaccia, sotto no. I piedi. Siamo alla prima serie. Tira una botta. Boom. Ok. Ok. Sta sciarpa comunque ZV mai più, per favore, sembri Crudelia De Mon. Felipe. Tiro che bravo, funziona, non si cambia. Uscito di 6 metri. Ha anticipato molto. Guarda, è tipo un gesto scaramantico. La stoppa, torna indietro. Cammina. È molto, molto calmo, molto tranquillo. È cauto, è cauto, è bravo. Anticipa Ragnar. Ok. Ma... sappiamo avanti, che ormai se fai 5 a giro puoi andare per regno. Oh. Parte Felipe Sodigno. Tira delle suate. Sì, non ho senso. Ma Felipe c'è. Bravo. 4. Bravo, ma ci sono. Da studiare. Vabbè. Perché ho visto che all'inizio hai calciato da fermo. Poi dopo il movimento. Che mi cambia poi. Un po'. Hai aspettato proprio che la palla arrivasse fino alla fine e sei andato di potenza, quindi hai cambiato già tantissimi calci. È uguale a Salvini comunque, non lo riesco a guardare, sembra veramente Salvini. Sì, alla prima serie deve cambiare un po' perché devo conoscerlo. Iniziamo a cambiare il piccolo, somiglia molto bambino perché non faccio guadagnare pelleata. Sicuramente trovare Don Paolo. Un giorno di scuola portarti a cresce. No, è diventato un podcast. Ma 4 su 10 Grazie. Felipe Sodigna con la seconda serie. Andiamo a vedere una, parte dell'undicesimo. Para il ragno. Checo, Jack, Mellicchio, Nanduzzo. Bentornati, bentornati. Guarda, ha provato a piazzarla. È interessante la storia. Sì, mi voglio vedere i tiri. Poi la storia, ma rivedo in privato. Ah, terzo tiro, tredicesimo totale. Là. Guarda lì, no! Gola. Neanche per Felipe. Il Mani. Dai che arriva. Non è. Gol. Sì, ma tira una all'ora, sì, cioè dura 6 ore. Paolo non è gol. Ragnar il poliglotta. Gol sotto al 7. Prego. Il primo gol in questa seconda. Sotto al 7. E gliel'ho chiamato. Prego, Felipe. Io di solito gufo. Fare così quinto con gol. Questa mano, per favore. Bello. Bellissimo. Ok, ha levato la ragnatela. Il sole. C'ha dei bei piedi. Però, boh, a volte gli partono robe strane. Astro Canuna, Jack, Checco, bentornati. Con le scarpe da ginnastica. Raga. Ancora! Dai. Siamo in feed. In feed positiva, parte ancora. Male. Male, però se ne fa altri di nuovo 4. Mazza che parata questa. Oh. Bella, con la manona. Bella questa. Correre! Poi ha fatto una parata giusta e l'altra zia ha fatto richiamo del posseduto. È rinato da per terra, è stirato. Ma che cos'è? Deku, grazie per i tre. Grazie per gli 8. Bentornati. E arriva anche qua il quarto gol. Siamo a 8 gol totali, dai. Potremmo fare 9. Fanne uno, dai. Ragazzi, la mette lì. Chiama la parata al ragno. Tecnicamente assurdo. Guarda fino alla fine. Parte! Bravo! 5 su 10 questo giro. Ragazzi, 9 su 20, eh. È record. Cioè, cammina per record. Come ti stai trovando? Benissimo. Smau, andiamo avanti. 16. Lo sfondo. Direi, ragazzi, di non perdere 40 tiri, ringrazio Luzab. È caldo adesso. Quindi fallo di là, grazie. Andiamo a gustarci un'altra serie. Vai. E poi che sta bollente. A vedere la carriera di Felipe Sodigna. Ricordiamoci che siamo ai tempi dell'Udinese. La media è perfetta, 35 ogni 50? No, la media è perfetta. 29. Hai fatto 4, 5. Adesso devi far 6. È fenomenale, gioca da fermo, ma fa quello che vuole. Senti, ma qua si usa l'acqua del rubinetto per cuocere la pasta o la bottiglia? No, l'acqua del rubinetto. E siamo sicuri che è buona? No, non è buona, sì, ma la puoi usare per cucinare la pasta, eh. La puoi usare. Non te la devi mica beve, cioè mica ti fai il brodo. Se ti fai il brodo, no, ovviamente. Non lo so, questa cosa mi confonde. Ma sì, ragazzi, rincoglioniti, scemi, ignoranti che non siete altro. Si può usare, non te la devi beve, non te ce devi fare i brodi. Ma se no, che cazzo scoli la pasta a fare? È ovvio che non usi così il bicchiere. Un discorso differente legato al fatto non la fai bollire, quindi per gli agenti e cazzo. No, perché non si apprescindono i calcoli. Quindi è molto calcarea. Ma non l'attacca la pasta. Cialla. Certo. Ma no, ma ti pare?
Me ne accorgo. Lo fai? Se usi quella della bottiglia. Da stai attento. 30. 70 centesimi di bottiglia. Vai Felipe, che l'Udinese ci aspetta. Andiamo a quella parte. Felipe, in giro. Bello. Oggi, raga, oggi basta tirare a media altezza con Ragnar e va dall'altra parte. Bello. La lascia rimbalzare lì. E poi ti fa fissi in camera. Camera. È un Felipe su linea diverso. L'acqua che bolle, no, se c'avete l'acqua che non si può bere, se la bollite non si, non diventa bevibile, sciame, scemi babbi, se è non potabile è non potabile. Ignoranti. Sì. Oh! C'è arrivato il palo, c'è arrivato il palo. Questo bellissimo. Felipe! Sì, invece, va bene, ok. Voglio 5 sub da tutti quelli che hanno detto sì, invece. Se bolli l'acqua, l'acqua non potabile, puoi berla? Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, no, ma che sta succedendo? Mi partono le cose senza un motivo. E si è inculato tutta questa la tastiera. Puoi berla? È un po' fottuta, è un po' fottuta la tastiera. Bing, c'è. Bollire l'acqua di rubinetto per sterilizzarla? Cosa succede se cucini con acqua non potabile? Questa potremmo essere interessati a questa, ma non l'apriremo. Cosa succede se bevi acqua? No, c'era letteralmente una roba, l'abbiamo visto l'altra volta in stream, un giornale che lo diceva. Che non puoi farlo, non puoi metterti. Non lo aprire, lo apro. Partendo da un'acqua non potabile, farla bollire potrà eliminare dal liquido alcuni microorganismi patogeni. Il tutto grazie al colore, ma acqua bollita non potabile resta non potabile, quindi non idonea al consumo umano. Scemi rincoglioniti, vedi? Quindi non la puoi bollire e poi berla l'acqua, babbi. La puoi usare per la pasta, perché non ci fai il brodo, quindi scoli la pasta e se c'hai la pasta. Il carcare che fa venire i carcoli poi. Ma vaffanculo, va. No, ho chiuso il video. Ma figli di una puttana, per farmi aprire questa merda di Google cronologia. Fammi ripartire da lì, per favore, dai. Oh, grazie Metani, grazie per il... Sì, ma l'acqua entra nella pasta. Ma che cazzo stai a di? Ma che pasta te bagni? Porco di vermi de sliterio. Zio porco. Fino alla fine lo guarda. Bello. Wow. Maestro. Ma che cazzo, ragazzi, sto leggendo? È cresciuto nel giro di 5 tiri. Madonna puttana. Sì, ma non si dice entra. Non si dice entra. Bello sto roll. Cioè, intendete che viene assorbita? Non si dice entra. Che cazzo è l'acqua che entra nella pasta? Che stai? Il coso? Stai col tubo, stai. Vittore brasiliano. 12. Andiamo per il 13. Ma non peder cazzo all'italiano mio. Non hanno che mi faccio la pasta con l'acqua non potabile. Ti pare che sto a morire? No. Ancora Luca, grazie per i 5. Perché la Ugo a forma di V è strana. Vito. Avevo torto e ho pagato pegno. Para sto giro il ragno. Oh, no. Ragazzi, ma perché il ragno si lancia così? Perché? 14. Oh, gli avevamo chiesti 6. Li può fare, cioè due palloni. Dai, falli dai. No! Schifoso. Fai vomitare, Sodigna, zio porco. Non ho capito questa cosa, perché Ragnar viene spiazzato dai tiri. Si sta facendo un rigore, praticamente. Dai, no, vogliamo sto 6. Vogliamo sto 6, Felipe. Apre. A rompere la GoPro. Ragazzi, sta andando per il record, eh? Cioè, c'ha la media da record. Non c'ha propriamente la media da record. Gli serve fare un giro un po' più bellino. Però ci arriviamo. 4, 5, 6. L'abbiamo chiesto. Se ti chiedo 10, mi fai 10. Tutti i pastologi qua. Poi per bombasse la tipa, zio porco, gli dicono che fanno la carbonara buona. E gli fa la carbonara con la frittata dentro. Mamma mia, sì. Le mie palle così. Le mie palle proprio qui poggiate. C'avete le orecchie di Mickey Mouse. Ah, il topo attrezzo. Davidigno, bentornato. Ma leccatemi le palle. Ma domani vi faccio vedere come si fa una carbonara col maestro. La famo bene, bene, manco male. Bene, manco male, bene, manco male. Che numero uno. Hai aspettato che bolliva l'acqua o devi ricordarti di quelli che bolliva? A parte, veramente complimenti perché c'è una qualità di calcio incredibile. Sei sempre con sorriso. È proprio bello averti qua di fianco. Grazie. È proprio... Anzi, sta a menà, Ma ti ho detto che tu giocavi al Bari, Ma giocavo pure al Brescia. Sicuro al Bari e non al Brescia, Marzo?
Tutto ok. Con la testa ok. 15 su 30. 50% proprio preciso. Prego, quando prego. Vuoi. Che cazzo fa? Oddio! No, rigore di Zaza! Schifo di Bella Gianda! Oh, Bella Gianda! Bella Gianda! Schifo di Bella Gianda! Bella Gianda! Questa è una buggata! Siamo a 16! Ah, il ballo? È il ballero brasileiro! Stop. Mamma mia, ha preso più per terra che pallone, fra un po', si è spaccato! Para! Bello, il ragno! La muove? L'alza? Le scarpe! A bucare le mani! Belta, Davidinho, Lori, Mike, Cap, Bentornati, Melanie, grazie per l'altre 5. Ragnar ride, massa, massa. Ok, siamo al limite. Questo c'è. Il portiere con le scarpe da pallone, ragazzi, lui vuole da ginnastica. Al bersaglio. Sì, ma ragazzi, allora oggi Ragnar disgustoso, eh. È Ragnar quello stupido, sì. Cioè, si lancia sempre dall'altra parte. Se gliela tiri centrale, non la prende. È stortissimo. Winnie, l'ho vista l'altre 14, amore mio. Thank you. Allora, siamo a 19. Vediamo quanto regge il fisico. Guarda come lo prova a provocare. Boom. Bravo, Rag. Bravo, Rag. Bravo, in due tempi. Per il 20. Forte. Sì, ma sta andando a record, eh. Cioè, davvero? Ventesimo gol, da raga. Record. Per superare il 50%. Ah, 21! Sei gol per il settimo. Sta facendo sempre meglio, eh. Devi fare il giro da 8 che ha fatto l'altro pischello per fare record. Stai ridendo un po' troppo. Devi fare 8. Oh, bravo. Bello. Va bene, va bene, va bene. Lo posiziona, vuole migliorare. Lì, vuole fare 4, 5, 6. Vuole il 7. So dove la tira. Non lo sapevo. No, Marzo, non lo sapevo. Le ultime. Flavio, grazie BB, Zanter, Kicko, bentornato. Proprio lì, Rag, proprio lì. Andiamo, andiamo. 22 su 40. Come va bene? Più del 50%, eh. Va bene così, no? Oh, 7 gol, la stacchi là, frate. 22 su 40. Su 80 ne fa 44. E poi ne fa a metà, 55. A media era più, faceva il record. Se teneva così, avrebbe fatto 55. Chiappo due sub al volo che avevo detto. Ah beh, mentre parla abbasso un attimo la parlata e chiappo due sub. Ax, grazie per i 15. Off per le 10 sub giftate. Zanter, bentornato. Medani, grazie per i sub. Francis, bentornato. Tervin, Roberto, Nicolò, bentornato. Nicolò, grazie per i sub. Ciolone, non è la tua ora, non le voglio io a questo. Io le voglio alle 5:05 di mattina, Ciolone. Poi magari tu dici vado a dormire, allora ti tieni i soldi. Non le voglio quelle 25 sub giftate. Però ricordo, se il treno arriva al livello 25, so 20 al maestro. Bah! Ma Monge può arrivare. No, ma tu falli cucinare. Ale, Ciuc, Umbis, Mau, Ale, Deku, bentornati. Astronzo, bentornato. Milicchio, Nanduzzo, Flax, Cice, bentornati. La Flame, grazie per le 5. Cir, Pippo Milan, Selvox, Pippo Cocaina, Ugo Bassetti, Pace, Dine, Mezzo, grazie per il sub giftato. Ruffo, Pumolo e Cosimo, bentornati. Ladrux, bentornato. Wolf, grazie per il 8! Para però, bravo, rag. Precio. Bella, anzi. Wong, grazie per i 16. La cocca ma non basta. Mamma mia, ragazzi, ma tira veramente, tira proprio bene, cioè. Molto elegante, molto, molto preciso. Abbiamo messo insieme, il ragno era più forte. Sì, no, c'è il ragno stupido. Non lo so. Sì, alle volte il ragno è più forte. Però l'ha toccata qua, Mazza, qua ha fatto un paradone. Qua l'ha toccata. Sì, sì, la sfiora col guanto. Felipe, ma cos'è, Felipe? No, non è vero. Porco, due. No, non quello. Skalge e Wong, bentornati. Col solito missile. Passo giro, Ragnar dice di no. Ci sta mangiando. Ma grazie per i 29. Non fa niente, lo sa. Lo sa. Secondo me sta continuando a stuzzicarlo. Lo sa. Sta mangiando, Feli, dentro. Tranquillità. Lì. Il potere quando lo usi su Tokyo, il portiere non può pararla in nessun modo. Deve fa 5. 26, supera di nuovo il 50%. Attenzione, ragazzi. Si sta scaldando. Ecco che si sta scaldando, ragazzi. 26. 4 di fila che ho preso in angolo, grave. Lì. La parte 5. Mamma mia. Ragazzi, 5 di fila, 28, frate. 50. 28 su 50. Sta messo meglio del pischello di record. Quello dell'altra volta. Cioè, perché quello a 50 stava tipo a 24-25. Sono io.
Direi che stiamo andando bene. Stamina, Luke, Tommy, Charvin, Zefiro, bentornati, benvenuti. Percentuale top. Più del 50%. Superia missiva, cazzo. Dai, fammi vedere, dai, no, no. Adesso lo deconcentra, lo fa parlare, zio porco. E non poi sbaglia i tiri. Stava... Ma stava in una buona feed. Ma fallo calciare. Qua scommetti che fa tre gol. Mo fa tre gol. Due, tre gol fa. Mo sbaglia tutti i tiri. Ecco. 50 gol. Quando vuoi. 28 su 50. Luke, Tommy, bentornati. Ah, 29, buca la mano. C'è bisogno del miglior Ragnar, c'è bisogno. Oddio, non l'hai vista al momento. 30! Mamma mia! Quando la prendi? Quando la prendi, raga, questa? Quando Madonna! Anche il mio... Dici bomba la canzone? Sì, c'è stata una canzoncina clamorosa. La batteggiata fuori. Aborto infuocato, Luke, Tommy, bentornati. Ai livelli 3 in chat, signori. Ma non è gol. Ah, gli ho messo una nuova emotta. Oh! Oh! Sì! Ma ha urlato contemporaneamente a Ragnar che fa un anti-reverse assume. Ma non esatto, è gol. Guardalo. No! Sì! Ma che timing incredibile! Ciao Anita! Ehi Anita, ciao! Si carica ciao. Da solo! Anita, mettiti... Sì, io spero che il maestro non l'abbia vista più che altro. Niente. C'è un emoto, ho messo. La Tumblr. No, cos'è? Te che fai? Che fai? Sì, faccio la roba e non ti piace, Marzo. Aspetto la sborrata con gli occhi al contrario. Fa cacare. No, è una grande motta quella. No, ragazzi, però non la dovete spammare solamente in momenti sensati. No way, stay, bentornati. Anita, ti prendi un attimo a carico questo trenino? Dai, Anita, dai. Dai, Anita, dai. Oh, bella gente! Siamo così? No! Vale. Peccato. Siamo a 31. Ciulz è bentornato, Ciullo, grazie per i 7. Skip? Che cazzo è? Cosa skip lungo? Per la cianda? Lì! Boom! Bravo! Vale. La... Occhio! E questo? No, eh! Perché cazzo usare le mani? Perché usare le mani quando posso usare i piedi? Bravo raga! Grazie! Ha fatto parlare 4 minuti e ha fatto 4 gol. La prima volta che fa meno dei 5 gol in una serie. 4, basta la media. Che strano. Io però devo andare a Leclerco, grazie per le 5. Belli Dani, Tonfi, bentornati. Pablo, grazie per gli 8. Come mai? Non so. Non sono stanco, sto bene. Non so perché ho sbagliato. Non so. Tiltato? Infatti sono arrabbiatissimo. Porco. No, forse troppi pali. Sì, oh, ma che Dio porco. Cioè, ragazzi, mi piace. Ci proviamo. 32 su 60. 50%. Di che ci disperiamo? Tranquillo. Di niente. Tranquillo. Volevo parlare con te di questa cosa molto importante. Perché parlavamo della dipendenza. La dipendenza dall'alcol. Ci vuoi raccontare, ci vuoi spiegare un po' allora, come inizia? Dici tu, dai. E poi come. Vabbè, iniziato. Questo mi interessa. Sempre da solo, ma perché tu andando a fare festa. Sì. Io ho sempre detto, è impossibile che vada a fare feste e non bere. E quindi nella mia testa era questa cosa sbagliatissima. E ho iniziato a uscire, ho iniziato a conoscere l'alcol, vai a ballare o l'acqua, vai a fare Marzo, festa. Come sta andando? La compagnia sbagliata, le persone che ti sono a fianco a te sono le persone sbagliate. Invece di dire, Felipe, aspetta un attimo, stiamo uscendo troppo, stiamo bevendo troppo, andiamo a cena, facciamo una cosa diversa. No, io volevo sempre andare a bere tutti i giorni, da lunedì a lunedì. Se non bevevo nelle discoteche o al bar, io bevevo a casa. Io a casa anche dovevo... Anche solo. Quindi io... Questa cosa comunque è dei brasiliani, cioè prima di andare brutto da io dire. Dovevo già bere qualcosina, per farti capire com'era la malattia. Ma scusami, ma la squadra e i compagni non se ne sono accorti di certo, questa cosa? Certo, tante volte a Brescia... C'è stato anche un periodo che sono arrivato, arrivavo due volte a settimana ubriaco a fare allenamento. Ubriaco. Quindi era una cosa proprio che io non riuscivo a... Magari la società, nel senso, poteva mettergli qualcuno dietro subito, cioè nel senso lo vedi subito tanto se è così esagerato da come roba. Bah. Cosimo, bentornato, Uni, grazie per i sub. Andre, grazie per i sub.
Simo, Alexito, Francesco, Sponge, Niciola, Ciola, Ayub, Misk, Pablo, bentornati. Leclerc, grazie per le 5 giftate. Belli, bentornati. Capire, per me andava okay. bene così. E poi a un certo punto tu conosci questa ragazza? No, io dopo Brescia vado a Trapani, però facevamo allenamento su sintetico. E io avendo già problemi alle ginocchia, c'era il ginocchio che mi gonfiava. Per correttezza, io avevo ancora 2 anni di contratto. Non volevo prendere i soldi e non giocare. Cosa non scontata, tra l'altro, questo. Bravo, però, che tante persone fanno. Esatto. Io, sulla mia vita, mio padre e mia madre mi ha insegnato di essere onesto. L'ho chiesto al direttore, guarda, non ce la faccio più, è meglio che vado via, che smetto di giocare, torno a casa e non voglio più niente. Decisi di andare via, di andare in Brasile, e da lì ho conosciuto mia moglie. Conosco mia moglie e lei faceva la vita. Una storia molto interessante. Scusa ragazzi, in 6 minuti lui non riesce a fare 40 di tiri. Succede qualcosa di strano. Con voi stessi. Ora siamo, 20 tiri praticamente di fila. Vediamo come riparte. Come prima. Come allora, ci ha lasciato prima. No ragazzi. 33. Occhio. Traversa piena. Joe, Pisa, Lore, Jack Terminator, Edo, Kiko, bentornati. 34. Un tiro al bersaglio. Ragnar immobile. Si spacca, frate, è palese. Alla parata con la mano. 34 per il 35. Raga, questo è un tiro da futsal. Quando tira così. Questo da futsal proprio così, Per il 36. Ragazzi, Ragnar immobile 36. Bravo, 37. Bello. No, 36, scusa. Ha fatto parlare troppo, dici? Capita, ha fatto raffredda. Gio, bentornato, c'ha pure noi una certa età. Pisa, grazie per i 14. Uno. Conta? Conta? Conta. Ah. No, se fa male adesso, mo direi di anziluro. Lì! Un po' diverso però. 37. Attenzione. Occhio, gear second. Si ricarica. No ragazzi, non si sta ricaricando, né tantomeno sta facendo delle posizioni di One Piece. Si sta facendo, si è fatto male. Il gear second. No, no, non è il gear second. Monkey di Felipe Sodigna. Che sta a tirare. Che potrebbe partire. Pex, è bentornato. Parara. Bravo rag. Bravo rag. No, ce la faccio più. Come no? Oh. Vai di destro. Vai no! Di destro. No, cosa vuol dire? No! No! Impazzisco! Impazzisco! No! No! Cosa vuol dire? È morto lì. Ti odio. Non è vero, no ragazzi, non è possibile. E io non so un cazzo. No, raga. No, che cazzo dici? No, no. Vedete, no. Mamma mia, no, mamma mia, ZV Jackson se sta a vestire come fratino. ZV Jackson sta cominciando a vestirsi come fratello. Io mi agito. Io mi agito. Cazzate, no. Avete preso? Non è vero, sto scherzando. Pantalone lunghissimo. Avete preso? Ben tornato. Debs, grazie per le 5 giftate. Niente, in giro. Non ci voglio. Niente, sei rotto, regà. Non ho parole. Ho sentito proprio. Non ho parole. No, ho sentito. Ragazzi, ma poteva fare il. Cioè, stava per il record, andava. Ma magari stirato, no. Magari stirato, no. Ti sei solo allungato. Vabbè, non può continuare a prescindere, cioè. Mica fa come bella Gianda che c'ha l'olio di coccodrillo. Di testa. Che cazzo di destro non riesci. Questo è perché te la sei allungata con la mano. Porco cane, veramente. Non ho parole, ragazzi. Incredibile. Cioè, non ho parole, veramente. Questo è il più grande what if. 37 su 69, raga, questo faceva 70 gol. Non è possibile. Non può farli. È matematica. Oddio, in realtà lì poteva fare 70 gol, ma non avrebbe dovuto sbagliare nemmeno un tiro. ZW, no, no dai. Torresi, grazie, Andy, bentornato. Non è possibile, ragazzi. Mi sono stirato. Quale tiro? Quale tiro? L'ultimo tiro. No, fa malissimo. Ma Porello, no, ma è la prima porta nella 100 tiri questa. E finisce così. No, comunque, a parte gli scherzi, lo ficcano in classifica. Io non ti voglio far male, Non ho provato, ma non riesco. Allora anche dritto mi fa male. A parte tutto, cioè, potevi benissimo fare altri 40 gol. Sì, allora, se sai che devi fermare. Però non ti voglio far cioè, male, capito? Che cazzo fai? Magari tiri questo. No, io mi sono già fatto male. Quello è il problema. Mi sono già stirato. Raga, io non so cosa dire.
Raga, no. Cioè, se dovesse finire così, rimarrà per sempre il più grande what if della storia di YouTube. Cioè, veramente, perché veramente non ce la faccio. Il più grande what if, se mi posso permettere, è il freestyle, lo Stallone freestyle col Ciccio Gamer al raggiungimento di 250.000 like al video del duo dei D, e li abbiamo raggiunti, Ma posso? Così per dire, Ditemi voi. No, non ce la fa, Sodigna non ce la fa, finisce così. Ragnar, tu sei maledetto. Sotto dove? Tu sei maledetto, perché io non so che cazzo di cosa hai trovato là dietro. Oggi. Come Sodigna con 30 tiri in meno, ottavo, sì. Però in sospeso, In sospeso, può essere che poi o richiamano a random e gli fanno fare gli ultimi 30, che sarebbe un po' storto, però. Cioè, ottavo, zio porco, sopra Cussuno. E bamboline su due. Perché tu sei maledetto? Io ti ho portato il record, man, ti ho portato. Guarda Brian Gilardino che te fa rumore del telefono. Dimmi cosa è successo. Hai capito? Vai a cagare, vai a vomitare. Però comunque tutto mi poteva aspettare. Io ero pronto così a stappare per il record. Tranne che l'infortunio. Devo finire, non posso finire così. Allora, oddio, qui ne parlano. E qui lo sai che bisognerebbe fare un'altra volta, visto che tanto qui gli unici che effettivamente danno un senso a questa cosa, gli unici che effettivamente dicono la loro e che mobilitano le masse, siamo noi. Quindi mo tocca a noi, gli famo un discorso, sì. Cioè, raga, veramente succede. E gli fa rifare, gli fa continuare un'altra volta, sti cazzi. Certo, in realtà non vale, perché dovresti arrivare agli ultimi 30 che sei più cotto. Allora, ragazzi, dato che mancano 30 tiri, 31 tiri, sti 31 tiri prima o poi devono uscire fuori. A questo punto ditemi, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Sti 31 tiri li facciamo in un altro video, appena Felipe si riprende, finisce così, la dobbiamo rifare 100 tiri un'altra volta. Questo è un episodio più unico che speciale, perché non era mai successo. Frate, no, rifanne 100, no, sì, no, ragazzi, anche perché se magari c'hai le robe, le gambe deboli e tutto, c'è sta, che nel senso, se rinfortuna un'altra volta, no, gli fai fa un allenamentino, gli porti Jay Pata, gli fai fa un allenamentino da Jay Pata della mezz'oretta, così almeno arriva ai tiri un po' stanco, cioè un po' più appesantito, perché sennò se fa 30 tiri tutti di nuovo quando sta tutto bello vispo, è una roba strana. Sì, gli fai registrare prima un video a Jay Pata, tipo alleno Sodigna, e poi gli fai fare cosa? Successo. Quindi stravolge un po' tutte le regole della 100 Occhio tiri, che ragazzi. Vorrei sottolineare una cosa, sì. La decisione di oggi vale poi per tutti gli altri, quindi occhio, perché se... Esatto, io... Se lui si è fatto male, poi non vorrei però che... Sai come funziona? No. Quindi se ci vengo io me la posso fare in 5 video la mia 100 tiri. Esatto. Ci faccio 20 a botta. Io non vorrei che poi uno magari viene qua, fa poco, no. Dice mi sono fatto male. E poi inizia, perché sennò... Quindi secondo me la cosa più giusta sarebbe che appena ti riprendi facciamo un video, piuttosto un video più breve, one di shot. 31 tiri. Fatemi sapere nei commenti. Ci sta. Questi 31 tiri. 31 tiri con allenamento di Jay Pata prima, però. Questo è il mio deal. Lo puoi accettare o non lo puoi accettare? Per capire se Felipe Sodigna farà il record. Cioè, è incredibile, ragazzi. Però. No, non puoi dire gli ultimi da ubriaco, sì. Ha letteralmente combattuto una lotta. Ha fatto una lotta all'alcol. Non... Questa cosa qui, ripeto, è una cosa un po' più unica che speciale. Perché, come dice Ragnar, io non vorrei creare precedenti che magari poi uno viene qui e dice... Perché so, conosco anche chi non è calciatore, chi... Cioè io questa cosa la faccio con Felipe, perché comunque conosco la persona. Poi la prima volta. Si è fatto male, mi sembra veramente, in maniera tale che non può continuare. Però erano 31 tiri, quindi uno l'ho sbagliato. Sì, fatemi sapere, capito, sta là, fatemi sapere. Un applauso però. Un applauso di nuovo a Felipe. Grazie, finalmente ci viene dato quello che è il vero potere decisionale sulle cose. Grazie. Anzi, il mio deal è questo. Secondo me, se mi posso fare portavoce, il deal, sì, è 31 tiri, ma prima fa la 50 rigori o fa un allenamento con Jay Pata. Di quelli che i video di, alleno ZW Jackson, eccetera, eccetera. Questa è il massimo, questa è la mia offerta, secondo me. È la più corretta, perché se fa 30 tiri quando sta di nuovo vispo non vale, tra virgolette. Quindi un minimo di stanchezza già deve avere appresso. Simo, Ale, break.